E buongiorno a tutti, ben svegliati. Anche questa giornata la iniziamo in pole position. Parliamo stamattina di network marketing, ma anche di caffè. Quindi se state facendo colazione a quest'ora probabilmente avremo anche una panoramica su questo argomento con due esperti, due imprenditori. Allora vi presento Barbara Marras, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie per essere con noi. Andrea Picarelli, grazie anche a lei per essere con noi questa mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti entrambi, due esperti molto forti di network marketing. Chiederei subito ad Andrea Picarelli, intanto, che cos'è il network marketing? Beh, il network marketing è un modello di business diverso da quello che noi conosciamo, che veicola un prodotto o un servizio da consumatore a consumatore, potremmo definirlo C2C per usare un termine tecnico. Praticamente sfrutta un concetto di passaparola dando la possibilità ai consumatori, se lo desiderano, di diventare parte attiva di questo meccanismo, quindi collaborare con l'azienda ed essere remunerati da questo meccanismo. Quindi un modello di marketing, un modello imprenditoriale comunque? Diventa un modello imprenditoriale nel momento in cui la persona decide di assumere un profilo più alto, quindi di organizzare un team, di gestire un'organizzazione, di sviluppare appunto una rete. Certo, certo. E ci sono dei rischi di impresa in questa attività? Assolutamente no. Il bello di questo tipo di attività è che può essere intrapresa da chiunque, perché non c'è dei requisiti d'ingresso, non ci sono normalmente investimenti, se non irrisori, minimali, diciamo, certo. Irrisori. E non ci sono rischi, perché non ci sono costi di gestione. L'azienda madre si sobbarca tutti quelli che sono i costi di gestione, e il compito, diciamo, dell'imprenditore di network marketing è semplicemente quello di organizzare un sistema che porti un'informazione su un prodotto o un servizio. Barbara Marra, sei d'accordo con quello che hanno detto Picarelli? Assolutamente sì, il network per me è stata veramente una grande opportunità, anche perché ho iniziato parallelamente all'attività che già facevo. Io sono stata un informatore didattico ed è stato veramente importante poterlo sviluppare, certo. Parallelamente. Quindi tanti iniziano part time e poi magari diventa un'attività full time. Nello specifico lei ha trovato questa opportunità nel mondo del caffè. Perché proprio il caffè? Perché il caffè fa parte delle abitudini di tutti noi, stavo un po' cercando, no, un prodotto di nicchia come, certo, il caffè. Io bevo 2 o 3 caffè al giorno, ma ho visto che la maggior parte delle persone dopo i 18 anni bevono caffè, no? L'80% della popolazione. Quindi, non cambiando le abitudini delle persone, noi prendiamo un caffè, ma la particolarità di questo caffè è perché all'interno ha un integratore naturale, quindi particolare. Quindi questo caffè particolare che lei commercializza ha una caratteristica che è quella di avere all'interno questo integratore che si chiama Ganoderma lucidum, che ha la proprietà proprio di aiutare, diciamo considerato il re delle erbe officinali, e ha tante vitamine, minerali, nutraceutici, insomma fa veramente bene. Quindi, non cambiando le abitudini delle persone, noi prendiamo questo caffè che ci fa bene, quindi era, certo, veramente geniale. La, certo, genialità della nostra azienda è stato proprio questo, di mettere in un gesto che facciamo tutti i giorni una caratteristica così particolare, questo grandissimo tesoro che è il Ganoderma lucidum. Quindi si parla di bontà, di qualità alimentare come il caffè, ma si parla anche di benessere. Assolutamente sì, è un caffè che non acidifica, nel senso che fa addirittura bene, no? Da benessere. Certo. E quindi la cosa bella è che io continuo a prendere caffè, però ho un caffè che è intelligente. Per me, certo, questo è un caffè intelligente. Non siamo medici, quindi i nostri amici a casa possono trovare tante informazioni da dei professionisti online, naturalmente, su questo Ganoderma lucidum. Andrea Picarelli, cosa consiglia a chi intraprende, chi inizia un'attività di network marketing? Si può partire da zero? È meritocratica? Assolutamente sì, si parte da zero. Questo è un settore molto nuovo, se vogliamo, che si sposa perfettamente con l'era in cui viviamo, cioè l'era dell'informazione. Oggi, grazie ai social, le possibilità di far muovere delle informazioni sono molto, molto amplificate. Ed è per tutti, non ci sono ancora
dei veri professionisti, quindi è un po' un settore che è destinato a crescere molto, perché è molto snello anche lato corporate per l'azienda che lo intraprende, ed è un qualcosa che si impara quindi spesso facendolo. Deve essere semplice, perché deve essere trasmissibile come impresa, come deve essere scalabile bravo, certo, da parte di chiunque, e anche il prodotto appunto deve essere un po' così semplice, e anche per questo noi abbiamo scelto il caffè, perché non dobbiamo spiegare niente a nessuno. Giustamente, oggi abbiamo scelto di tenere un profilo molto particolare, non nominare questa azienda, proprio a certo, dimostrare la vostra professionalità. Non siamo qui per pubblicizzare questa azienda. Poi ovviamente chi lo voglia può telefonare alla redazione di Business 24 o comunque direttamente a Barbara Marras, anche per le informazioni sul network marketing. Certo. Ringrazio allora Barbara Marras per essere stata con noi questa mattina. Grazie, imprenditrice, esperta di network marketing, così come Andrea Picarelli. Grazie anche a lei per essere stato con noi questa mattina. E questa, eccole qua, questa intervista la potete ritrovare quando volete in streaming, on demand, su tutti i nostri siti internet, su dispositivi mobile, naturalmente smartphone, tablet e anche con l'applicazione sugli smart TV Samsung. Ci rivediamo alle 8:30 fino alle 9 con la diretta su Facebook per la rassegna stampa, domani mattina alle 7 sul 160 del digitale terrestre nazionale, per iniziare ancora una volta la giornata in pole position.